Anche a Cremona, come in 110 città italiane, ieri, sabato 24 febbraio, si è svolto un presidio della giornata di mobilitazione nazionale fermata la guerra. La manifestazione, organizzata dalla Tavola della Pace Provinciale, si è conclusa in piazza Stradivari. A due anni dalla guerra che è scoppiata in Ucraina con l'invasione della Russia, ma siamo qui anche per dire fermiamo tutte le guerre, compreso il massacro che si sta realizzando in Palestina, in Israele, a Gaza, dove centinaia di migliaia di palestinesi sono ridotti alla fame, senza protezione internazionale, sotto l'attacco di uno Stato, Israele, che da un lato giustamente ha avuto dalla comunità internazionale il diritto ad avere un proprio Stato, una propria autodeterminazione, una propria democrazia, una propria capacità di avere benessere e diritti per tutti i suoi cittadini. Ma lo stesso diritto nega al popolo palestinese. È un'ingiustizia clamorosa che assolutamente grida vendetta. Un'occasione quella di ieri per riflettere sulla necessità della pace in Ucraina e nella striscia di Gaza, dove è presente l'ONG Vento di Terra. Siamo qua con la rete Pace e Disarmo, con il tavolo per la pace del comune di Cremona e altre realtà per ribadire la necessità di mettere la pace al centro del discorso, di arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, quindi fermare la situazione drammatica che si sta vivendo in quella zona. C'è un'ampia partecipazione, si è tutti molto, molto uniti e sono voci che si stanno alzando forti